Di Matteo Renzi vi abbiamo raccontato moltissimo in queste settimane, ma una cosa ancora non ve l'avevamo raccontata, cioè la lobby americana che si sta muovendo in queste settimane per preparare l'arrivo di Renzi a Palazzo Chigi. Si chiama la American Chamber of Commerce, è una specie di Confindustria americana che ha un suo ramo anche in Italia e che in queste settimane è molto attenta alle mosse del sindaco di Firenze. L'abbiamo visto per esempio nella vicenda della web tax, la cosiddetta Google tax, che appunto la Confindustria americana ha subito bocciato e Renzi ha fatto sua la posizione di questa lobby che conta autorevoli esponenti, guarda caso quasi tutti vicini al mondo di Silvio Berlusconi. Questo ve lo raccontiamo in un'inchiesta di Camilla Conti. Poi vi raccontiamo con Marco Lillo, l'amministratore delegato della Fincantieri. Questo Bono è uno di questi boiardi di Stato sempre in sella che è rimasto al suo posto nonostante le intercettazioni telefoniche abbiano rivelato i suoi legami con la Lega Nord e alcune anche assunzioni, diciamo così, clientelari, e nonostante una strana operazione brasiliana in cui la Fincantieri, che è un gruppo pubblico, stava per pagare una straordinaria mediazione di 500 milioni di euro per acquisire un affare, una mediazione dietro cui i magistrati di Napoli hanno intravisto il sospetto di tangenti, però l'operazione non si è conclusa e le tangenti eventuali non sono mai state pagate, ma restano le ombre. Poi vi raccontiamo quello che sta preparando il ministro Lupi con i porti, abbiamo un pezzo di Rino Giacalone, vi raccontiamo un gustoso retroscena su Squinzi e sul rapporto con la Vinaville e in più un editoriale del nostro misterioso editorialista Koala che ricorda uno dei grandi scandali italiani dimenticati, quello di Seat Pagine Gialle, di cui si sta per scrivere una nuova e forse l'ultima puntata in tribunale. Tutto questo sul Fatto Economico in edicola.